Ciao compagni di scuola! A distanza. Eh sì, perché dopo diversi mesi è tornata la didattica a distanza. Si dice didattica digitale integrata! Sei licenziato. Subito, vattene. Ma sono il tuo capo! Vabbè, didattica a distanza. Come l'hanno presa gli studenti? Pochi giorni fa ve l'ho chiesto su Instagram e vediamo insieme cosa mi avete risposto. Tipi di studente in didattica a distanza. Didattica digitale integrata. Stai zitto! Quello che dorme! E ora facciamo l'appello. Quello che dimentica il microfono acceso. No, guarda, non lo sopporto più. Sta parlando per 3 ore con questa voce tipo unghie sulla lavagna. Ti giuro, sto per chiudere il PC. Scusa, che ha che non va la mia voce? Quello che sta avanti. Oh, coso, scusami, non potevo risponderti perché sto seguendo contemporaneamente 3 video lezioni e sto scaricando un nuovo gioco, così oggi poi mi sparo un mega torneo online e ciaone. E quanti giga consumi? Pagherai un botto. 9,99€. E poi ho studente di Win 3, bello. 80 giga. Mica spiccioli come te. 80 giga? E non li finisci tutti per le video lezioni e per i mega tornei online che ti spari? Nah, con EduTime ho anche 50 giga gratis fino alle 15. Da usare come mi pare. E poi con una qualità video che manco te lo dico. Quello che litiga con la madre. Senti, Nico, mi accompagni a fare la spesa? Mamma, sto in video lezione. Certo! Le solite scuse per non fare mai niente. Niente. Shh, ho la videocamera e il microfono accesi. Sì, certo, pronto a fare lo youtuber. Io ce l'ho spesata sola, ma tu non mangi, non mangi niente. Ma... andiamo avanti. Quello che dimentica la videocamera accesa. E quindi, ed è per questo che Napoleone, guardi che ha la videocamera accesa e si vede pure nel dettaglio quello che sta facendo. Ah, maledetta top quality network di Win 3. Quello invisibile. Vide contrapporsi tra il 1935 e il 1940. Quello che fa tutto tranne seguire. La seconda guerra mondiale vide contrapporsi tra il 1935 e il 1940. Dai, sono felice. Come sta tua sorella? Della prima guerra mondiale. Oh, zio, stavo pensando, ma lo sai che forse il televisore che ho in soggiorno sta meglio in camera mia? Che dici? Mannaggia. Zio, stavo pensando, ma la TV in camera mia ha senso senza un divano davanti? Quello che dimentica la videocamera accesa, parte 2. Ed è per questo motivo che la capitale di... Ma, di nuovo! Scusi, prof, che ho sempre la top quality network! Quello che arriva tardi, anche in didattica a distanza. Adesso facciamo l'appello. Presente, eccomi. È in ritardo! Quello che fa informatica al prof. No, prof, non deve premere quello, mi raccomando. L'importante è che non premi il tasto rosso per nessun motivo. Quale tasto rosso? Non ce la farò mai. Quello che fa didattica a distanza a scuola. No, alla dad! Sto bene, solo freddo, giuro. Quello offline. Visto che ha studiato, mi espongo alla guerra di secessione americana. Va bene, prof. Allora, la guerra di secessione mi sente? Abbiamo Win 3, va una bomba. Voleva prendermi in giro? Tre. Studia, capra. Sì, perché quando si tratta di lezioni a distanza occorre il meglio del meglio. Non siete d'accordo? Soprattutto per giocare online. Finisci sto video e prendi le tue cose. Ops. Vabbè, se cercate un operatore affidabile che vi regala un casino di giga, minuti, sms illimitati per lo smartphone con la rete più veloce d'Italia, date un'occhiata al link che vi lascio in descrizione. Quello che litiga ancora con la madre. Ma sempre davanti al computer ti trovo! Mamma, ridagli, sto in video lezione! Eh sì, poi arrivi e dici: mamma, ho finito i giga piangendo! Ma di che? Guarda che con EduTime, dalle 8 alle 15, dal lunedì al sabato, ho i giga gratis per farci quello che voglio! Se, a chi pensi di fa fessa? Mamma, ti giuro che è così! Oh, insiste! Nico? Signora mamma di Nico? Potreste spegnere il microfono?